perché tu, o Signore, benedirai il giusto. Come scudo lo circonderai con il tuo favore. Il Salmo 5, dal quale è tratto questo versetto, è un Salmo di Davide in cui egli esprime l'idea di un Dio giusto, che non lascerà impuniti gli ingiusti. Il re Davide sedeva sul trono ben consapevole dell'avversione covata nei suoi confronti dal precedente sovrano Saul. I governanti delle nazioni limitrofe vedevano in Davide un potenziale pericolo. Non si arriva al potere senza suscitare le ire di chi del potere è assetato. Molti salmi furono scritti nel bel mezzo di battaglie contro le nazioni pagane che congiuravano contro Israele. Ma Davide compose tanti salmi in cui si celebrava la potenza, la bontà e la grazia di Dio d'Israele sopra ogni altra potenza terrena. «Si rallegreranno tutti quelli che in te confidano», scrive Davide. Manderanno grida di gioia per sempre. Tu li proteggerai e quelli che amano il tuo nome si rallegreranno in te, perché tu, o Signore, benedirai il giusto. Come scudo lo circonderai con il tuo favore. Allora, perché al giusto non va sempre tutto bene? Cosa intendiamo per tutto bene? Intendiamo benessere e ricchezza? O intendiamo gioia, pace e felicità? Chiunque di noi sceglierebbe una vita felice anziché una vita ricca ma priva di senso. Dio ti può dare anche la ricchezza ed il benessere se scegli come prima cosa di essere giusto, così come Davide ha fatto. Qual è il tuo punto di riferimento in questa vita passeggera? Intorno a che cosa ruota la tua vita? Se ruota intorno a principi divini e non terreni, poi potrai dire come Davide: perché tu, o Signore, benedici il giusto e lo circondi con il tuo favore. Che il Signore possa essere il tuo scudo contro le difficoltà che incontrerai sulla tua strada. Potrai così godere della pace anche nel mezzo della più terribile tempesta. Buona giornata.